thank you Bentornati in questa nuova storia assurda di oggi, veramente incredibile. Uno scrittore di cronaca nera, ma anche di altri romanzi, che uccide le vittime e ci fa gli articoli sopra. Una cosa pazzesca. Cominciamo con il nostro Joan, detto Jack, che se noi conosciamo Jack lo Squartatore. Questo è Jack, lo scrittore male della morte. True, true crime davvero, davvero. Che proprio c'è entrato lui nel true crime, tanto. Allora, questa, mh, questa storia vede 11 donne, guarda caso prostitute sempre. È un gran peccato, tra l'altro. Io non ho trovato neanche una foto delle vittime e questo mi ha davvero dispiaciuto tantissimo. E. Eh... La, la chiave con cui è stato risolto questo caso è molto particolare, diciamo una firma che lasciava questo serial killer: che era il modo in cui faceva un nodo. Al reggiseno delle sue vittime. Reggiseno che utilizzava per strangolarle. Quindi lui praticamente lasciava questo lo faceva penso prima di strangolarle, anche se non, non è ben chiaro se questo nodo lo lasciasse dopo per a mo' di firma o se lo facesse prima e poi lo utilizzasse nello strangolamento. Comunque, lui annodava questi reggiseni in maniera molto molto particolare e ha sempre lasciato sulla scena del crimine questa firma. E questa firma per lui era identificata. Attiva, cioè nel senso lo faceva apposta, non era una compulsione che dici cavoli mi è scappato il nodo perché non riesco a farne a meno eh, lo sapeva benissimo quello che stava facendo ed era un gesto proprio di sfida perché noi vedremo che questo qua questo qua è proprio un, un cazzone, cioè questo qua è un tizio che vi starà sui maroni parecchio perché è il classico so tutto io, so solo io, io sono speciale tu fai schifo io sono intelligente, tu sei una merda. Io so tutto e tu devi stare zitto. Super arrogante, eh, tra l'altro, era anche un personaggio di spicco. Pista già antipatico! Esatto, puganarci, esatto. È venuta fuori la scritta l'emotico, non lo so Roma come mai, però. Tra l'altro lui è stato chiamato in molti modi dal suo nome ufficiale è Johann Unterbeger ci saranno molti nomi in austriaco e sarò, sarò molto austriaco-romagnola oggi comunque lo chiamano il poeta prigioniero, il redento attraverso il purgatorio eh, ma semplicemente lui ha, è riuscito a vendersi molto bene perché era molto bravo a livello carismatico, a livello di marketing su se stesso, diciamoci, ma era un bugiardo patologico proprio. Eh, non, non, non riusciva a non mettere 57.000 bugie in ogni conversazione. Sarà veramente attenti? Sentite il tuo pronuncio? No, guarda veramente perché. Ma perché mai non mi dà sfigati a questi killer? È una cosa che mi sono sempre chiesta anch'io, io ho cercato in ogni, ogni tanto no? di, di dare dei nomi buffi ai serial killer anche per renderli un po' meno inquietanti, anche per far capire che dai alla fine erano dei, dei coglioni, dei no? coglionazzi. Il killer coglionazzo, cioè ve lo immaginate? <ride> e, ma penso che lo facciano perché uh, vende di più, vende di più creare un'atmosfera inquietante, cioè il serial killer attira perché inquieta, perché pensi che sia una persona uh, superiore alla media, che sia una persona che riesce a fare delle cose che tu non riusciresti mai a fare, o una cosa del genere. La J si legge come una I. Ok, quindi Johan. Ma tanto lo chiameremo Jack, non ti preoccupare Ele, perché dopo lui si fa chiamare Jack e lo chiamano tutti Jack Hunderbater. Hunderbaker. Sì, ce la faccio un po' da paninaro, però poi vedrete che. Eh, eh, ecco, questo è lui. Questo è il vero lui. Questo è. Vali un cazzo. So tutto io. Eh, sono così intelligente, così intraprendente. So fare tutto io. Cominciamo dall'inizio, come sempre, dalla nascita, dall'infanzia terrificante, perché ovviamente. Questo ha veramente avuto un'infanzia orribile, eh. Ma un'infanzia fatta di vuoto e tutte cose, cioè qualunque cosa facessero gli adulti con lui era sbagliata. Una roba. Allora, lui nasce Johann Underweger, poi verrà detto Jack, e ora in poi lo chiameremo Jack. Nasce il 16 di agosto del 1950 a Hundeburg, in Austria del Sud, che si trova a qualche decina di chilometri da Gras, che si pronuncia proprio così: grass. Alla faccia, di Dukas, dunque, era figlio illegittimo perché è nato al di fuori del matrimonio, ma vabbè, e purtroppo non conoscerà mai l'affetto familiare, cioè, qualunque tipo di parente lui avesse, non era minimamente in grado di voler bene sto bambino. Allora, suo padre era un militare americano. Che è partito quando la madre era incinta e non è mai più tornato. Quindi non, uh, il, piccolo, il piccolo Jack non lo ha mai conosciuto. E ho appena trovato una cosa che non avevo notato. Lui si è fatto chiamare Jack perché poi la fa americano, eccetera. Ma suo padre si chiama Jack. Si chiama Jack Becker. Non lo conoscerà mai. Forse gli è rimasto un po' ha adottato questo nome perché gli è rimasto un po' il fantasma del padre in qualche modo. Allora, sua madre, che si chiama Teresia Underpegger, era molto probabilmente una prostituta. Cioè, diciamo che ufficialmente era una cameriera che lavorava in un ristorante, ma con, con grosse probabilità era veramente una prostituta. Cioè, lui l'ha sempre, sempre detto che sua mamma si prostituiva, poi da lei io non ho trovato nessuna dichiarazione, ma diciamo che ufficialmente la si conosceva come cameriera. Ecco, però. Tra l'altro la mamma e il papà si sono conosciuti a Trieste e poi sono messo su questa famiglia nonsense. Perché tra l'altro la, la mamma, la nostra Teresina, chiamiamola Ter Ter Teresia, si chiama Teresia. La nostra Teresia viene arrestata mentre era incinta di Jack. Ed è rimasta in carcere incinta. Poi è stata rilasciata poco prima di partorire. Quindi praticamente Jack <ride> è stato in carcere prima ancora di nascere. A me questa cosa ma. ma... così ma, ma colpita! Eh, esatto, miciugatta! Esatto! No, un'infanzia un tranquilla, non raramente esiste. Ci cioè abbiamo visto che anche Ted Bundy. Diceva tanto di aver avuto l'infanzia normale, che stava bene, che tutti volevano... Mm, però, e invece, non era proprio corretto come, come racconto. Anche la madre fu incarcerata incinta, in, in, in Tupac. Huh. Ma, effettivamente poi la, la mela tante volte non cade lontano dall'albero. Ora... La mamma viene arrestata appunto per frode, si fa qualche mese in carcere e viene rilasciata. Poi va a Grass dove, partori dove partorisce. Lei, tra l'altro, aveva l'abitudine di fare molto spesso dentro e fuori dal carcere, quindi questo bambino veniva smollato a cazzo di cane a chiunque perché lei passava quasi più tempo in carcere che in libertà. Quindi potete immaginare: il padre non c'è, lei è da sola. Uh, a chi lo lasciava questo bambino quando lei era in carcere? A chiunque. E eh, quando ha due anni la teresia si rende conto che non lo può più gestire, che non, non ce la fa, che lei deve farsi la sua vita, il suo carcere. Quindi, questo bambino è un peso per lei. E quindi lo abbandona a carinzia dal nonno materno: nonno materno, quindi da suo babbo che vive in una condizione di estrema povertà, vive in una capanna dove si congela. Fanno fatica a mettere insieme due pezzi di pane e sono. Insomma, il nonno che tra l'altro vive da solo, non c'è una nonna. Non so che fine abbia fatto la nonna, non so se si se siano separati o sia morta, però c'è solo il bimbo bimbo jack e il nonno stessa sì. Lui, Jack, poi da adulto, racconterà che il nonno era un uomo molto violento, era anche un alcolizzato e era intento a rubare animali da fattoria, cioè il suo lavoro era il ladro di galline, cioè quando uno dice ma sei il ladro di galline? Sì, sì. Lui rubava animali da fattoria, quindi poi non so oltre le galline cosa rubasse, magari anche delle pecore, non, non lo so. Comunque, cioè... Hai il nonno che ruba le galline. La mamma che fa le frodi e si prostituisce, cosa potrebbe andare storto? Gua, insomma, si na nascere sfigati. Infatti. Se lo vedi bene agli occhi molto tristi. Sì, diciamo che lui mh, non ha una grande consapevolezza emotiva rispetto a se stesso. Però, la, cioè, no, no, ce l'ha, la consapevolezza emotiva ce l'ha, ma non ci entra davvero mai in contatto con, la sua, con le sue emozioni. È come se le guardasse sempre dall'esterno e le mettesse nero su bianco, come faceva con i suoi romanzi, con i suoi eh, scritti, proprio scriverà anche poesie. Quindi, pure poeta! Um, e, e, si, si legge comunque una grande consapevolezza emotiva, ma non è una reale consapevolezza, è un modo di guardare le proprie emozioni in maniera distaccata e chiedersi come possono essere utilizzate al meglio per convincere gli altri, per affascinare gli altri, quindi Fa questa operazione estremamente istrionica di eh, guardarsi dentro, vedere il suo dolore, ma non affrontarlo per quello che è ma utilizzarlo, modificandolo dove è necessario, per il pubblico, per farsi amare, apprezzare dal pubblico, poi adesso vedrete. Sì, una maschera diciamo, quindi secondo me più che della, più che della tristezza io qui ci vedo proprio una sorta di distacco. Di Meglio le sue poesie o quelle del BTK? <coughs> No, è meglio le sue. Lui era proprio bravo a scrivere. Eh? Lui era proprio bravo, ha vinto diversi premi, ha, ha, ha scritto due best seller. Quindi stiamo parlando di qualità alta a livello letterario. Stiamo parlando di una persona molto intelligente e di un serial killer piuttosto scemo, perché se tu fai lo stesso nodo a tutte le, le vittime cioè sei, sei proprio scemo non penso sia da prendere ad esempio però questo tizio dopo però me lo leggo le sue poesie <ride> sì io adesso ve ne citerò un paio ma ne ha, ne ha scritte parecchie ci sono anche i suoi libri non so se ancora li vendono i suoi libri però le poesie del Pacciani Pacciani ha vinto, Pacciani poeta assoluto Ok, comunque, <coughs> praticamente il nonno che rubava gli animali da fattoria obbligava questo bambino a venire con lui a rubare le galline. Quindi già a quattro anni il piccolo Jack era un ladro di galline con il nonno. La scrittura era la sua fuga? Ehm, sì, era anche la sua figa, cioè nel senso che lui scriveva perché aveva trovato questo talento e lo faceva manipolando i suoi... Uh, i suoi lettori ma manipolando l'opinione pubblica manipolando tutti ehm, ed è sempre quello che ha fatto poi nella vita manipolare le persone sfruttarle usarle sono le galline o anche le pecore perché sono interessata anche io sono molto interessata ma non sono riuscita a trovare informazioni a riguardo su questa specifica sinceramente comunque questo nonno violento e alcolizzato che rubava le galline era anche un gran donnaiolo adesso io non vi so dire quanti anni avesse questo nonno probabilmente non era così anziano tuttavia era malato di sesso ma veramente malato di sesso ma aveva anche dei difetti beh sì sì qualcuno era difficile vedersi però Comunque, lui parlava, tra l'altro, molto spesso delle sue conquiste e parlava di donne al bambino, facendogli una sorta di lavaggio del cervello su cosa sono le donne, a cosa servono le donne, come bisogna trattare le donne. Indovinate come bisogna trattare le donne secondo il nonno di Jack? Male, malissimo proprio, male, male, male. Prendi una donna, trattala male. Praticamente molto peggio di così, come oggetti. Tra l'altro faceva questa cosa terribile perché gli faceva il lavaggio del cervello e poi per convincerlo di quello che gli stava dicendo, vi ricordo che piccolo Jack aveva 4 anni quando succedeva tutto questo, per convincerlo e dimostrargli no, anche no, nella pratica come si trattano le donne, lui se le portava a casa, si portava a casa le amanti o le prostitute, molto spesso andava con le prostitute e... Eh, Faceva le, le, le sue prestazioni sessuali incredibili davanti al bambino che doveva guardare per imparare. Io, io credo che una roba così terribile non. cioè, proprio è. è schifosa. Davvero maschio alfa, sì, perché ti hai capito. Devi fare così. Faceva tipo, diciamo, del BDSM, ma un bambino ovviamente non può comprendere il concetto di uh, consenso o non consenso. Uh, è violenza sessuale? Sì, sì, anche sul bambino, assolutamente. Orrore! Bambino rotto. Tra l'altro, la mamma, vabbè, che era molto piccolo, quindi lui la mamma l'ha vista poco fare questa cosa anche la mamma si prostituiva davanti a lui però è diverso cioè è successo anche a Charles Manson che la mamma si prostituisse davanti a lui che questo ovviamente gli ha lasciato un trauma ma è diverso il fatto che eh, il bambino abbia accesso alla camera dove la madre fa questo lavoro da la madre che ti obbliga ad assistere e ti insegna che bisogna farlo così cioè è... è, è... È, è un sapore diverso. Qui era quasi scritto che sarebbe finita male. Mm -hmm. È la giusta ricetta per creare uno psicopatico? Sì, sì, assolutamente. È un contro ed essere costretto, molto più disturbante. Già, già. Mm, più che avere accesso, era obbligato. Sì, lui sì. Lui era, era proprio obbligato. Quindi comunque vediamo questo bambino che continua a essere esposto in continuazione, già in tenerissima età, a contesti traumatici e sbagliatissimi. Cioè vai a rubare in giro, vedi il nonno che si comporta in questo modo, la madre che ti ha abbandonato, ti dimentica, non chiede ma non lo va mai più a trovare. Uh, lui abbandonato nelle mani di un mostro che era il nonno. Quindi potete immaginare il senso di vuoto che si è sviluppato dentro questo povero bambino. In realtà non è che si stanca il nonno, è che a furia di trattare male, picchiare questo bambino, alcolizzarsi e tutto il resto, ha attirato l'attenzione dei servizi sociali. E alleluia. Quindi a otto anni il bambino viene tolto al nonno e alla famiglia viene affidato ai servizi sociali. Ma il problema è che anche qui non va bene, perché dici, oh finalmente, no, dici, i primi otto anni era un inferno, ma almeno no. Ho la possibilità di, di rifarmi con una famiglia amorevole. No, neanche qui. Perché qui lui comincia tutta la tiritera delle famiglie affidatarie che lo prendono e poi lo mollano e poi va da un'altra famiglia e poi va da un'altra famiglia ancora. E questo genera in lui una totale assenza di quel... Fondamentale attaccamento dei bambini alla figura caregiver, cioè senza parlare per forza di genitore, il bambino ha bisogno di un adulto di riferimento che possiamo chiamare in psicologia caregiver, cioè colui che si prende cura di te, che può anche non essere un genitore, ma una figura ci deve essere, almeno una ci deve essere, e lui non ne aveva nessuna, lui era solo. E le uniche persone che dovevano prendersi cura di lui gli hanno fatto solo delle cattiverie, gli hanno fatto solo dei traumi, un incubo. Eh, lo so, a volte i servizi sociali fanno anche peggio, soprattutto perché se lui poi veniva messo in delle famiglie affidatarie che lo maltrattavano, poi chiaramente era un bambino con evidenti traumi e quindi avrà avuto anche dei comportamenti non facili da gestire, per cui magari queste famiglie lo, lo tenevano un po' e poi non lo volevano più. Trauma dell'abbandono sempre. Comunque no, lui veniva sballottato tra queste varie famiglie e dai nove anni comincia a saltare sempre di più la scuola fino a che non viene cancellato dal registro scolastico. Cioè dalla serie viene uh, registrato come perennemente assente e nessuno si preoccupa di questa cosa. Cioè sono gli anni 50, ok? Però mi ha fatto strano. Cioè un bambino che a nove anni smette di andare a scuola e nessuno lo obbliga, nessuno cioè, non capirò mai perché prendere in affidamento un bambino solo per picchiarlo perché vuoi sfogarti su qualcuno perché sei frustrato, perché hai bisogno di un capo espiatorio perché in qualche modo ehm, ti, 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 ti sfoghi su questo ma veramente eh, è terribile ok, quindi ovviamente Bimbo Jack è totalmente trascurato lui non riesce neanche a imparare a leggere e scrivere Pensate al destino, questo qui che diventerà un grande romanziere, un famosissimo scrittore di fama internazionale che non sapeva né leggere né scrivere fino all'età adulta. Cioè lui ha imparato in carcere. Ha imparato in carcere a leggere e scrivere. Ne conosco tante situazioni così purtroppo, bambini allo sbaraglio e senza una guida. Ma come si fa? non um, aspettavo un gran secchione di essere seguito da scrittore e invece e invece plot twistone e anche questo chiaramente genera in lui un grande senso di onnipotenza cioè vedete io mi faccio da solo io imparo tra l'altro lui ha imparato a leggere e scrivere in carcere da solo cioè non è che gliel'hanno insegnato e c'è da dire che per quanto abbia subito tutto quello che ha subito era uno che c'era lust, ma ci proprio uh... Era, era bravo, era intelligente, era uno che poi si applicava molto, era una persona dai mille talenti che non so perché ha voluto spendere in questo modo terrificante. Eh, oggi st molti studiano e si laureano anche in galera. Sì, ma ricordate Michele Profetta che gli è venuto il coccolone quando stava dando l'esame universitario? Quello del serial killer. È spesso molto alto, giusto? Non spesso, amici. In realtà sono molto più comuni i serial killer con, uh, con scarso cui e quelli cosiddetti disorganizzati. Per lo più gli assassini seriali, intelligenti, cioè sono quelli che poi passano di più alla storia perché sono quelli che sono più bravi a nascondere i crimini da andare avanti. Quindi ce li ricordiamo molto meglio e sono diventati più famosi proprio perché, chiaramente, essendo molto intelligenti, riuscivano a portare a termine molti più omicidi prima di essere beccati. Uh, anche Erika si è lavorata in carcere, anche Rude Sì, sì, ma cioè, d'altra parte, cosa puoi fare? Almeno sfrutta quegli anni per prenderti... Una laurea, un certificato, qualcosa. Cosa avrebbe potuto fare di buono se fosse cresciuto in un ambiente positivo? Cioè, capì? Comunque, anche questa cosa che lui imparerà a leggere e scrivere da solo gli dà un grandissimo senso di onnipotenza. Cioè, un io sono meglio di tutti. Guardate, mi sono addirittura educato da solo. Cioè, ma vi rendete conto? Il mondo mi ha abbandonato, gli altri mi hanno sempre solo fatto del male. Io sono l'unico che, che mi ama. E quindi io faccio solo le cose per me stesso. Punto. Quindi chiuso in un totale egoismo, ma è anche comprensibile come sia nato questo egoismo. Cioè è nato da, eh, da un mondo che gli ha insegnato che là fuori ci cioè sono solo persone che gli vogliono male. E quindi lui deve tutelarsi da, dal resto del mondo e, e volersi bene da solo. Questo. Tipo io che ho imparato l'inglese a caso. Andrea, senti, mi puoi tipo dare un po' del, della tua usta con l'inglese perché io invece mi sto facendo una fatica. Comunque, lui da giovane lavora come cameriere, però fin da subito, quando è adolescente, lui comincia ad andare a lavorare prestissimo, eh, comincia anche a frequentare delle cattive compagnie. Sia perché conosceva gente lì nel bar che non era proprio. Il top di gamma come bar, era un locale piuttosto sc scancagnetto. E poi comincia a frequentare le, le prostitute e i papponi. Cioè gli piace molto quell'ambiente criminale di prostituzione. Vedrete che ci avrà questa fissa questo pallino con la prostituzione che non se lo toglie proprio dalla testa. E probabilmente è dovuto appunto alla madre che faceva questo lavoro, al nonno che se le portava a casa le prostitute, quindi lui praticamente è, è, da bambino è cresciuto in mezzo a prostitute. Comunque lui comincia a frequentare questi ambienti di papponi e prostitute, e fin da subito diventa un piccolo criminale. Fa dei furtarelli, fa mh, delle rapine, sai, quelle solite cose che fanno in gioventù i serial killer. E poi a vent'anni, siccome è affascinato da questo mondo della prostituzione, a vent'anni diventa un protettore, cioè diventa un pappone. Wow, a vent'anni, che cosa incredibile. Cioè, io a vent'anni ancora facevo le treccine alle bambole momenti. Comunque. Ehm, scriverà in seguito perché poi lui si auto dipinge nei suoi romanzi con questa figura poetica, con questa ver... Cioè proprio lui ehm, parla per metafore così oscure, è un poeta maledetto, ecco è un poeta maledetto e scriverà su questo periodo della vita. Ho brandito la mia verga d'acciaio tra le prostitute di Amburgo, Monaco e Marsiglia. Avevo dei nemici e li ho vinti attraverso il mio odio interiore. Guarda quanto sei sborone. Quanto, quanto, quanto sei sborone. Capito la sua verga d'acciaio? Che poi io pensavo che lui parlasse del suo pene. Cioè che, che, che fosse no, un po' affetto da priapismo e quindi non, non riusciva a tenerlo nei pantaloni per cui eh, girava con questa verga d'acciaio. Ma in realtà lui qui gioca sul doppio senso. La riutilizzi perfetto, basta che poi non la usi veramente la verga d'acciaio perché poi fai la fine sua. In realtà lui nel suo primo omicidio che vedremo. Usa una verga d'acciaio, cioè un bastone d'acciaio, per uccidere la vittima. Ed era una prostituta. Quindi ha fatto il doppio senso. Lui giocava sempre su questa linea sottile dello svelare che era lui il serial killer, ma no. Era lui no. Lui ci giocava tantissimo. E quando la gente ha cominciato ad avere dei sospetti su di lui, quando era un grande scrittore, adesso ci arriveremo a questo momento. Eh, lui ci giocava tantissimo su questa cosa. Cioè, beh, se fossi io, forse sì, avrei fatto, avrei fatto così effettivamente. Però, beh, se fossi io sarebbe molto interessante. Sarebbe il caso del secolo, d'altra parte. Cioè, era proprio sborone. Troppo, troppo. Analisi del testo: sì, facciamo un po' di, di analisi del testo <ride> di italiano. Quindi, no, questa verga d'acciaio era un palese doppio senso. Perché chi non sapeva che lui era un serial killer ovviamente pensava al pene. Quando lui si è scoperto si capiva che lui parlava dell'arma dell del delitto. Però anche avevo dei nemici e li ho vinti attraverso il mio odio interiore. Cioè lui continua a dirci che il mondo là fuori gli fa schifo, che odia la gente e che chiunque si mette contro di lui verrà invaso dal suo odio infinito verso il mondo e verso le persone. E quindi, tutto questo odio verso l'esterno non gli permette, ovviamente, di amare nessuno. Lui non amerà mai nessuno. Non si è mai innamorato di una donna, non si è mai innamorato manco di un uomo, a parte che era etero. Però, non ha mai voluto bene a nemmeno una persona in vita sua che non fosse lui. E questo è veramente triste. Comunque, nei sei anni tra il 68 ed il 74. Lui viene arrestato 16 volte. Ma io mi dico, ma una certa non scatta il... Vabbè, adesso basta, cioè è, è, è il gastolo d'ufficio, non lo so. Cioè 16 volte devi finire in galera e ancora sei libero e tranquillo dopo. Il rapporto con gli animali non lo so. Non lo so, a Vega, come era il rapporto con gli animali? L'unica cosa che so degli animali è che rubava le galline col suo nonno. Questo è l'unico dettaglio che si sa. 16, tra l'altro ha passato quindi molto più tempo in galera rispetto a quando era in libertà. E non erano reatini, perché stiamo parlando di furto, scasso, è entrato dentro le case per rubare e violenza sessuale. Certo, io non so, adesso non mi ricordo, non, cioè, non è che non mi ricordo, non lo so. In Austria, quando lo stupro è diventato un reato contro la persona, probabilmente. Io oggi. Sono andata a cercare perché volevo farvi quel discorso. Sono andata a cercare quando è stato introdotto il reato di. Uh, la legge che sancisce il reato di stupro come um, reato contro la persona e non più contro l'ordine pubblico. Ed è il 96. Il 96! In Italia, eh! In Italia. No, vai a guardare, por diosera. Vatti, ho cercato. Sì, digita su Google. Uh, legge contro lo stupro? Io, io scombo... Cioè io ero già nata, io avevo 5 anni quando c'è stata sta cosa. Sciocco pasita. Proprio sciocco... Shock... Vabbè ma ci sarà dagli anni 70. Io pensavo ci sarà dagli anni 70. 96. Wow. Quindi io non so adesso in Austria nel 74 probabilmente anche loro non erano messi un po' come noi. Immagino eh. Italia, siamo sempre indietro. Sì, davvero, Cyrus. Io sconvolta. Proprio sconvolta. Comunque, ehm, yeah, tra l'altro, il suo primo arresto è stato all'età di 16 anni per aver violentato una prostituta. Sostanzialmente, lui voleva fare le cose a gratis e senza consenso. Cioè, sono prostitute. Basta essere gentili e pagare. No, lui le doveva violentare. Non ce la poteva fare. E quindi niente, primo arresto a 16 anni per violenza sessuale. Stai fresco, eh. Cioè. Diritto d'onore, almeno degli anni 60, mi pare. Mm. E adesso partiamo con la sua carriera da serial killer. Ciò fa capire che dentro di lui c'era un fuoco ardente, molto doloroso, che esplodeva e doveva sfogarsi, causato dalle brutte cose che aveva vissuto da piccolo. Quindi, come i serial killer siano causati dalla società e dalle persone molto triste perché sarebbe evitabile. Eh sì. In doccia mi sono venute in mente tre domande e riflessioni. Uno, non capisco il motivo per cui il nonno lo obbligava ad assistere alle sue esperienze sessuali. Non capisco. Mi sembra molto cattiva come cosa, ma non riesco a comprendere cosa ci possa essere sotto. Allora, secondo me, hai presente quando c'è il padre che vuole far diventare il figlio la sua copia? Perché ha questo narcisismo, ha questo egoismo, per cui vuole che il figlio la pensi esattamente come lui e impari a fare le cose che fa lui e. Giochi ai giochi che piacciono a lui, prenda gli hobby che, che tutto uguale, a immagine e somiglianza penso che ci fosse questo dietro. E c'era anche un po' il senso di sboronaggine, perché questo nonno viveva da solo. Probabilmente anche lui voleva essere in qualche modo importante per qualcuno. E dare una dimostrazione che valeva qualcosa. Perché, nella sua testa, il nonno essere un donnaiolo, era qualcosa di valore, ma se poi nessuno lo vedeva, e gli faceva i complimenti. Quindi, secondo me, c'è del gran grannarci dietro. Dietro questo comportamento, due mi fa tenerezza il fatto che sia eh, fatto da solo. Per quanto riguarda la letteratura, dai, tre è assurdo come una persona così intelligente e capace comunque abbia fatto atti orribili che ancora non so. Ok, adesso eh, ho finito. Cioè, ti, ho letto, ti ho letto al contrario capire che dentro lui c'è un fuoco ardente molto doloroso esatto esatto cioè lui praticamente ha questa pulsione verso l'aggressione la, sessuale che non riesce nemmeno a gestire uno perché gli è stata indotta e due perché odia le donne gli fanno schifo a lui le donne perché sua madre è una stronza perché sua madre che era l'unica persona preposta ad amarlo per forza di cose, perché la sua madre ha avuto l'ardire di abbandonarlo con un mostro. Sì, è un red pillato. È assolutamente un red pillato. Ma no, 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 aspetta, no, no, no non è giusto questo. Non è giusto perché poi lui in realtà ha un sacco di gnocca quando diventa uh, ricco e famoso. Quindi, no, non è un red pillato. È un misogino è un misogino um, le, le, le non persone, le donne per lui, proprio oggetti. C'è anche la componente del tirando uomo e impari come si fa da me. E poi vedrete che l'unica ragazza con cui lui ci ha un po' provato perché le piaceva. Vabbè, adesso vi racconto, vi racconto questa storia, appunto, la storia di Margaret. Purtroppo non ho foto delle sue vittime. È un gran peccato, sì, si trova poco a livello fotografico. Allora, nel, nel, anche perché erano anni effettivamente allora nel 1974 Jack ha 24 anni vive a Salisburgo e lì conosce Margaret Se lei si chiama Margaret Sheffer, è una ragazza di 18 anni che eh, sarà poi anche la sua prima crush nonché vittima lui se ne invaghisce perché parlare di amore qui è sbagliato si invaghisce di lei e un giorno le chiede di uscire però Margaret dice no, non mi piaci e quindi declina dice, però gli dice anche guarda ti trovo anche un tipo molto intelligente sensibile però sai per me sei un po' troppo strambo hai dei tratti un po' inquietanti questo mi mette a disagio quindi preferisco di no Sesto senso ci aveva, Margaret l'aveva sentito sulla pelle che era, era psico questo qua. E infatti aveva detto: 'No, guarda, cioè, mi, pia mi, mi piace la tua sensibilità, la tua intelligenza, magari anche l'aspetto fisico'. Però non lo so, c'è qualcosa in te che mi inquieta, e il mio senso interno mi dice di starti lontano'. Sensibile, beh, lei era una prostituta. Sì, in realtà, oddio no! No, scusatemi, no, scusatemi, questa non era una prostituta, era l'unica che non era una prostituta. Mi sono confusa io, perdono, perdono, perdono gigante. Questa era una ragazza che lavorava proprio come cameriera e basta. Allora, a quel punto, però ecco, era una che frequentava l'ambiente della prostituzione, quindi non so se forse anche a tratti si prostituiva, però non è definita prostituta. Aveva delle amiche che facevano questo lavoro e le frequentava. Per cui non so. Ok, quindi Jack a quel punto capisce che deve cambiare tattica. Deve manipolarla, no? Come al solito. Jack ha questa cosa. Lui quando vuole qualcosa la deve ottenere. E come i bambini la deve ottenere adesso e subito. E Lui sì, il controllo, il potere per quello che aggrediva le prostitute perché lui lo voleva adesso in quel momento mi è venuto il, il, il pipo felice e devo assolutamente sfogare il pipo felice adesso in questo momento con chiunque mi trovo davanti e insomma a quel punto lui cosa fa per manipolare Margaret perché la vuole a tutti i costi eh, coinvolge una amica comune che è appunto una prostituta, questa è davvero una prostituta, Barbara Scholz si chiama. Era un'amica di entrambi. E dice: Dai, Barbara, proponi a Margaret un'uscita a tre così impara a conoscermi e si rende conto che non sono uno psicopatico. <ride> Le ultime parole famose. Allora lei dice: Ok, quindi Barbara va da Margaret e le dice Margaret dai usciamo insieme con Jack così dai ci sono anch'io poi non è niente di impegnativo per te così intanto poi magari lo conosci meglio che ambidea e Margaret rassicurata dalla presenza di Barbara accetta. Eeeh Barbara! Aspettate, aspettate. Quella sera quindi vanno a farsi un giro in macchina e fanno delle chiacchiere, fumano, sono in macchina, così. E poi a un certo punto si fermano in un posto appartato. In quel momento Jack salta addosso a Margaret, cioè proprio la aggredisce all'improvviso, cioè da che stavano parlando normalmente, così, una piovra, e eh, la immobilizza e le lega le mani con la cintura del suo impermeabile. Cioè lui si toglie la cintura dell'impermeabile. E lega le mani di Margaret. Esattamente in tutto questo. C'era anche Barbara lì presente, che non ha fatto niente, ha solo guardato e non ha fatto nulla. Ora noi non sappiamo il motivo per cui Barbara non si è mossa e non abbia difeso la sua amica, però ehm, si pensa che in realtà sia stata complice che è possibile anche perché ragazzi stiamo parlando di contesti molto degradati stiamo parlando di persone poverissime spesso la prostituzione va a braccetto con la tossicodipendenza per cui c'è proprio un bisogno urgente di denaro e si pensa che Jack possa aver pagato Barbara e che quindi Barbara sia stata sua complice mh, reggendo il mock il, mo il moccolo, reggendo il moccolo, il mo quello, eh, dietro compenso. Sì, l'ha adescata, l'ha adescata. Pensavo avesse ucciso anche lei. No, no, è per quello appunto che si pensa che fosse una complice. Comunque, sono ancora in macchina, Jack ha legato le mani a Margaret e a questo punto guida fino alla casa di Margaret. Io vi ricordo, Margaret ha solo 18 anni, quindi vive ancora con i suoi genitori. Per cui lui entra in casa dei genitori di Margaret con le chiavi di Margaret che le, 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 le ruba. Loro, eh, non so se non fossero in casa o fossero addormentati, comunque non se ne accorgono. Lui entra e ruba tutti i preziosi che trova, soldi preziosi che trova. Poi torna dentro l'auto, ed insieme alle due ragazze si dirigono verso un bosco. Provate a immaginare che cosa sta vivendo. Margaret, in quel momento, cioè tu sei legata, immobilizzata dentro una macchina. Questo ti prende le chiavi di casa dei tuoi genitori, quei tuoi lì dentro. Entra dentro, svaligia tutto quello che hanno i tuoi, torna in macchina. E in tutto questo, che cosa si saranno dette? Barbara e Margaret quando lui è entrato a rubare. Fia de tro cioè, proprio. Io fossi stata in Margaret e gliene avredete tutti i colori a, a, a Barbara, oppure anche solo Barbara. Sicuramente le ha chiesto: Barbara, esci dalla macchina, vai a chiedere aiuto. Chiama la polizia. Vai a bussare da qualche parte. Oh, salvami. E Barbara muta. Quindi per quello, secondo me, Barbara non è tanto pietrificata perché questa cosa va avanti per ore. Spero che Margaret abbia fatto il malocchio, Barbara. <ride> no, veramente, amiche. Cioè, incredibili. Sentirei uno schifo per non aver ascoltato l'istinto. Uh, beh, d'altra parte non poteva essere colpa sua, c'è anche l'amica la, la che la rassicurava, diceva dai, vieni, ma secondo me sei te che hai visto... Cioè, hai visto le cose che non ci sono, invece... Amici e amici poi ti lasciano legato in macchina, no, ma infatti, vedi? Uh, comunque... Sono in mezzo agli alberi, fa uscire quindi Margaret dalla macchina e le ordina di spogliarsi, ma lei rifiuta. E dice: No, io non mi spoglio. A questo punto, Jack dà in escandescenze perché dice: Ma io cosa ti devo fare per farti obbedire ai miei ordini? Non ti ho spaventato abbastanza? Adesso devi fare quello che dico io. Quindi, in preda all'ira funesta perché lui ha bisogno di questo potere, di questo controllo, picchia la ragazza a pugni. Quindi la, la prende a colpi con le mani e poi tira fuori la verga d'acciaio, non il pene. La verga d'acciaio, quella proprio bastone, e la picchia con questa verga fino a farle perdere i sensi. Dopodiché la trascina vicino ad un albero e mentre ha un rapporto con lei, mentre la, la violenta, la strangola col reggiseno. E strangolandola, la, la, la guarda proprio negli occhi morire. Questa cosa lo, lo, lo fa raggiungere il picco del piacere massimo della vita. E a quel punto, lui scopre che bello il sadismo sessuale da psicopatico. Wow! Il piacere più bello della vita. Quindi, d'ora in avanti, lui sognerà sempre di uh, fare shesh in questa maniera. Eh, ti senti male, scusami, Peggy. Poi dopo i prossimi omicidi li, 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 li facciamo più veloci, anche perché sono sempre questi. Eh, il modo osuberandi. Il modo non, uh, non, non lo modifica. Fa tutti identici omicidi nello stesso identico modo. Cioè, lui questo ha fatto la ragazza per cui aveva una crush? Sì. Non oso immaginare tutte le altre che odiava. Capito? Cioè, che poi, ecco, quando io vi dico, si è preso un'infatuazione, si è innamorato di questa, no, è un desiderio di possederla. Cioè, la vede e dice, ok, tu bella, uh, io, io volere, tuo corpo, io prendere. Questo è. In realtà le odiava a tutte, pure lei. Sì, perché non, per lui, per lui non erano persone, per lui erano oggetti. Cioè, lui aveva più empatia per gli animali che per le donne. Amore voglio che sei solo mia e voglio utilizzarti come mi pare Esatto Questo per lui cioè, era amore Che poi non ha neanche mai dichiarato di essere innamorato di nessuna eh. Però BDSM con consenso no eh Ma no ma uno che vuole il controllo E vuole il potere Non vuole il consenso Perché se tu gli dai il consenso ti sei presa il potere Non, non, non vale la candela capito E poi lei si è opposta esatto perché lui ha detto: Te ne ho fatte di tutti i colori. Ti ho, ho terrorizzata, tenendoti legata per ore, entrandoti in casa dei tuoi genitori, che gli ho portato via tutto, che potevo fare ben di peggio. Quindi ti ho dimostrato quanto sono pericoloso. E quando ti ordino di fare una cosa semplice, come spogliarti, tu hai il coraggio di dire di no. Tu hai il coraggio. Vediamo che comunque le persone cattive. Sono sempre molto irritate dalle persone coraggiose che continuano a difendersi e far valere i loro diritti, eh. È un meccanismo che sto riconoscendo anch'io. Angerio. Ricordiamo la morte di Giunko Furuta. Esatto, Giunko Furuta che fino alla fine giocava. Non mi ricordo se erano scacchi, penso di sì. Um, giocava a scacchi con i suoi assassini, e fino all'ultimo ha vinto la, la sua ultima partita, che poi le è costata la vita. La uccide strangolandola, finisce il suo pippo felice ancora più felice, benissimo, dopodiché posiziona il corpo a terra con le gambe divaricate. E lui questa cosa la farà sempre. E c'è un uh... vabbè, lo capite anche voi, c'è proprio un gesto a sfregio come per dire che l'unica cosa che vale per te, cioè di te, è, 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 è la patata. Sostanzialmente sei, sei fatta solo per quella cosa lì. E quando ti troveranno, la prima cosa che vedranno è quella. Infatti la, la posiziona così, e le posizionerà tutte così. E comunque, quella sera a ah, Jackie è andata un po' di sfiga perché un testimone quando poi scomparirà questa ragazza, eh, un testimone lo aveva visto in compagnia delle due ragazze. E quindi, quando ci sarà il caso della scomparsa, lui andrà in polizia e gli dirà: guarda, che io quella sera lì l'ho vista. Um, Margaret era insieme a questo Jack e ad un'altra donna. Poi viene interrogata anche Barbara che conferma, penso che anche lei si sia presa qualche anno di galera eh? e insomma lui viene arrestato. Tra l'altro quando viene arrestato lui confessa subito e confessa giustificandosi e teneramente convinto che Dando quella motivazione lo avrebbero perdonato e lasciato andare. Vedete come era, com era ingenuo il, il Jack. Buonanotte, mamma Simona, grazie mille per essere stata qua con noi. Grazie davvero. È ehm, rivoltante, lo so, è abbastanza rivoltante questo caso. Poi dopo arriva il momento vipanza che è più leggero. Comunque lui confessa e gli dice: Io non so perché ho perso il controllo, eh, l'ho aggredita improvvisamente da un momento all'altro perché guardandola negli occhi ho visto il volto di mia madre e mia madre mi ha fatto questo e mi ha fatto quello e poi mi ha fatto quest'altro poi è una stronza, poi io soffro, io ho abbandonato, io solo, io ho infanzia terrificante e quindi lei, eh, ricordandomi in quel momento mia madre, allora mi ha spinto a ucciderla. Così, in un raptus. Quindi mente, tra l'altro. Esatto, fa vittima. Fa la vittima. Mente. Perché chiaramente lui ha passato tutta la sera con questa qui. Se eh, le avesse ricordato sua madre, avesse avuto un raptus, l'avrebbe avuto prima, non alla quarta ora in cui erano assieme. E, e poi l'aveva legata, quindi non è un raptus, è una roba fatta nel tempo. Quando uh, fanno questo gesto, posizionare la vittima in modo provocante, mi vengono sempre in mente i bambini che quando sono in un negozio mettono il medio alzato alle mani dei manichini. Ho l'impressione che la psicologia dei due eventi abbia delle similitudini. Ehm, sì, è una sorta di di gioco anche, sì, può anche essere una cosa di però io ci vedo anche del gran disprezzo, cioè i bambini non lo fanno per disprezzo, lo fanno perché si divertono a fare la marachella. Lui aveva superato la fase della marachella, diciamo, secondo me era proprio un atto di umiliazione ulteriore alla vittima. E insomma, quindi lui tra l'altro spera che dicendo questa cosa la polizia gli dica "Ma poveri ma hai ragione, hai fatto bene, ti perdoniamo, vai, vola come un uccellino sulle ali della libertà. E invece, no, gli è andata male. E, insomma, lui viene anche visitato da uno psichiatra, tale Klaus Jarosch, che eh, gli fa appunto la perizia su ordine del Tribunale di Strasburgo. E questo psichiatra, quando lo visita, è preoccupatissimo. Cioè, ne, ne, ne viene fuori un quadro di persona molto pericolosa, molto, molto, cioè lo scrive molte volte, perico perico pericolosissimo. Dice che era emozionalmente impoverito... Ipersensibile ed eccitabile, ma per ipersensibile non intende che era uh, sensibile a, tipo co con l'empatia e le emozioni lo colpivano e, e piangeva davanti alle sopopera. No, era ipersensibile agli stimoli, cioè lui non aveva il controllo dei suoi impulsi e qualunque stimolo lo, lo mandava in, in iperreazione, no? Eccitabile è la, la, la verga d'acciaio. È la verga d'acciaio. Diciamo, possiamo parlare di priapismo, probabilmente. Cioè, era uno che viveva cazzo duro, ecco, detta proprio scientificamente. Insomma, Jack: ehm, c'è scritto nella perizia che manifesta dei violenti scatti d'ira, che ha uno scarsissimo controllo degli impulsi e che vive queste forti perversioni sessuali a carattere sadico. Quindi, cosa potrà mai andare storto se verrà liberato? Conclude poi la sua perizia sottolineando che Jack è un soggetto pericoloso per la società e soprattutto imprevedibile, che è molto intelligente e questo non fa che aumentare la sua pericolosità. Uh, gli fa una diagnosi di disturbo narcisistico di personalità con tendenze istrioniche e lo dichiara uno psicopatico sadico sessuale. Quindi, in tutto questo, questa perizia dice: è sano di mente, nel senso può affrontare il processo, ma ha dei disturbi di personalità pericolosissimi. Sappiate che di cazzo duro si può morire. Sai che l'avevo sentita questa cosa? Eh, cioè, non, non è da prendere sotto gamba quel, se c'è davvero un problema clinico, no? Però non è detto che si rendesse conto per, completamente pure se poteva stare a processo da solo. Mm, diciamo che quando c'è la necessità di una perizia psichiatrica, si vuole andare a comprendere se la persona era in grado di intendere di volere al momento del, dell'atto criminale. E anche se in generale lo è per poter sostenere un processo, perché cioè, per esempio ci sarebbe voluta con i compagni di merende. Io adesso purtroppo ho la memoria di un criceto, quindi non mi ricordo il, il vigna, no il vigna, il... Sulla base di questa perizia nel 76 Jack viene condannato all'ergastolo. Come funziona? Non so se funziona ancora così in, in, sì, in Australia, ciao, in Austria. Uh, ma all'epoca l'ergastolo in Austria prevede 25 anni al massimo di reclusione, ma puoi avere la libertà uh, sulla parola dopo 15 anni. Mi sembra molto morbido, cioè dagli austriaci mi aspettavo più, più polso. Invece l'ergastolo massimo 25 anni e già dopo 15 puoi chiedere la libertà vigilata. Boh, pensavo, pensavo peggio, comunque vabbè. Insomma, la sua storia poteva tranquillamente finire qui, cioè ha fatto il suo primo omicidio da, da, da serial killer sadico e psicopatico, sessuale, non esattamente in questo ordine, ma avete capito. È andato in carcere, si è beccato l'ergastolo e poi doveva teoricamente finire qui questa storia. E invece no, ragazzi, questo è solo l'inizio, questo è l'incipit di quello che andrò a raccontarvi. Vanni è quello che sosteneva il fascismo in aula, yes, yes. Mm. E poi quando esci non ti facciamo nessuna perizia per vedere se sei pericoloso, ma adesso vedrete come esce, vedrete come esce. Nessuno è mai uscito dal carcere in maniera così spettacolare. Eh, ma poi mi fanno anche sorridere, però bisogna anche pensare che in quel momento c'erano in aula persone che non erano in grado di sostenere un processo. Questo è, una, è veramente triste, proprio triste vederlo fare da un sistema giudiziario. Eh, comunque, ora... Jack quando è in carcere si comporta da prigioniero modello proprio. No, lui è bravissimo, lui fa proprio il bravomino, poi studia, impara a leggere, no vi ho detto impara da solo a leggere e scrivere. Ciao la nera. E si appassiona alla lettura a tutto tondo, cioè, quando lui impara a leggere, cioè proprio diventa una, una passione infinita e passa tutto il suo tempo a leggere romanzi, poesie, opere teatrali ed era affamatissimo di cultura. Infatti diventerà una persona di enorme cultura perché studierà tantissimo. E studia solo quello che gli piace, nel senso che non è che fa una... non si prende dei titoli, semplicemente legge, legge e impara, legge e impara, legge e impara, legge e impara. E quando uno dice l'educazione, l'istruzione salva la vita alle persone proprio in questo senso, no? Peccato che poi lui era, era, era perduto, però... E pian pianino si appassiona anche alla scrittura, in particolare perché dice io sono uno sborone, no? Cioè, io sono intelligentissimo, sono molto superiore alla media, e, anzi, sono superiore a tutti. Quindi scusate, se questo qui ha scritto un romanzo di successo, perché non dovrei riuscirci io? E quindi si mette a scrivere, ma non si mette a scrivere tanto per. Si mette a scrivere con l'obiettivo di spaccare i culi, di vendere, di fare successo. E noi abbiamo imparato che quando Jack vuole una cosa, Jack la ottiene quella cosa. E infatti lui comincia a raccontare la sua stessa storia, cioè decide di fare un romanzo autobiografico, ovviamente con tutti i merletti del caso, da narcisista top. Eh, parla ovviamente della madre, parla de, del nonno, parla della sua adolescenza in generale. E. Uh, questo diario ragazzi diventerà un best seller di successo internazionale Cioè il titolo è or Che nella nostra lingua vuol dire purgatorio eh, o viaggio al penitenziario Comunque purgatorio per lo più io mi chiedo perché tutte queste parole per dire purgatorio. Vabbè. Comunque, eh, da, questo, da questo libro ne uscirà anche un film molto famoso all'epoca, un film dell'87, diretto dal regista Will Hengstler, che si chiama appunto Il purgatorio. E eh, Jack ha addirittura partecipato dal carcere alla realizzazione del film su di lui. Cioè ci rendiamo conto che questo era in carcere, si credeva uno sborone, lo era, ha deciso di diventare famoso dal carcere con... aveva appena imparato a leggere e scrivere, con la scrittura che aveva appena imparato a fare e ci riesce. Cioè, ma veramente tanta roba, eh. Scusate, non ho ancora cambiato la foto, volevo farvelo vedere anche in modalità sexy, perché oltre ad essere intelligente, no, si credeva anche un gran bel manzo. A me interesserebbe leggerlo Che se si trova Anche a me interesserebbe leggerlo Poi ho, ho, non, ho, non ho cercato perché non avevo proprio il tempo Però sarebbe molto interessante leggerlo Magari farci una live ulteriore Su quello che scrive Charles Secondo me Charles Manson Se l'avesse conosciuto avrebbe rosicato come pochi Ma proprio si sarebbe Messo le mani al collo da solo Ok Comunque diventa iper mega famoso. In questo periodo, sempre all'interno del carcere, Jack viene assunto come autore per un programma radiofonico per bambini. Ma come ti è? Cioè, è uno che ha ammazzato una ragazzina di 18 anni in maniera sadica e orribile, e tu lo chiami come autore per un programma radiofonico per bambini. Vabbè, ok, t'apposto. Alme almeno aspetta che finisca di scontare la pena, no, dal carcere. Sono cose assurde, comunque. E va bene. Eh, tra l'altro era il programma della buonanotte per le famiglie. Che dopo, avete presente quei programmi. Cosa c'era il carosello, una volta? Quei programmi che si mettono a guardare in casa le famiglie con i bambini. E i bambini sanno che quello è l'ultimo programma, poi si va a nanna. È il programma della buonanotte. Non è la franzoni all'albero azzurro. Sì, una roba del genere, praticamente. E tra l'altro era un programma super mega soporifero, allegro e rassicurante, e lui scriveva bene. Lui scriveva le cose giuste. E questo ci fa anche capire che una persona che non ha mai ricevuto amore genitoriale, non ha mai vissuto un'infanzia, come fa a sapere cosa vuole un bambino? Eppure lo sapeva perché lui studiava. Lui studiava tutti e tutto. Lui razionalizzava tutto e cercava di controllare attraverso il potere della conoscenza. Ha letto tanto, esatto. Non aveva bisogno delle emozioni perché aveva la conoscenza. E io ve lo dico, la conoscenza è un grande potere, ragazzi. Uh, se usata bene, soprattutto, è un grandissimo potere. Comunque, dopo il successo, lui comincia il suo nome a girare. E attira l'attenzione della comunità letteraria austriaca. I grandi intellettualoni liberali. Tra cui c'era anche la scrittrice premio Nobel Elfriede Jelinek che ho pronunciato sicuramente malissimo. Adesso ve la, ve la copio in collo. Uh, non, non, conosco, non, non la conosco, mea summa ignoranza perché non ho il potere della conoscenza come Jack. Scusa, Jack, sei più, sei, sei più intelligente te. Però lei era. l'ho incollato anche due volte, fantastico. Scusate, con la tastiera che quando clicco una volta me lo fa due. Mm. No, neanche io l'avevo mai sentita prima. Comunque è una scrittrice premio Nobel, quindi direi che è tanta roba. Lo ammira tantissimo e dice che lui è l'esempio perfetto del peccatore redento e si comincia a considerare Jack proprio questo, cioè un esempio di uomo che ehm, si è pentito, che ha capito l'errore che ha fatto e che si è salvato attraverso la cultura che in carcere ha acquisito tutte quelle cose che nella vita gli sono mancate e quindi lui diventa non più un criminale sadico ma diventa ehm, una vittima, una vittima della sua vita e una vittima che nonostante ne abbia prese di cotte di crude è riuscito a rifarsi da solo con le sue forze, addirittura all'interno di un carcere. I miei sì mi seguono su Twitch, si, si sentono dire tutte queste cose, ma ci hanno fatto la scorsa ormai. Eh, si deve pronunciare Elfride, se non sbaglio. Um, Elfride. Ok, è il Friede Jelinek. Ok, è lei. Ma guarda, non è mica l'unica perché poi arrivano un sacco di persone importanti e eh, famose che lo sostengono. E, mh, quello che dicono i letterati, gli intellettualoni, come dice Salvini, giornaloni, intellettualoni... <ride> ok, è un... vabbè. E, mh, loro dicono che lui attraverso la scrittura ha rielaborato i suoi crimini ed è riuscito a fare una sorta di catarsi attraverso la scrittura e si vede leggendolo così che lui ha capito cioè lui ha compreso e non lo farà mai più è redento è, è quello che è uscito dal, 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 dal purgatorio no? ecco perché lo chiama purgatorio questo libro e, um, ha elaborato quindi i suoi crimini attraverso la scrittura, quindi si elevano questa, questa grande sfera um, del, dell'intellettualità. E quindi cosa succede? Che personaggi in vista, tra cui giornalisti, autori, VIPS e persino alcuni politici, si riuniscono formando una super mega petizione per chiedere il suo rilascio anticipato. Le firme sono tantissime. Tantissime, al punto che il 23 maggio del 1990 riescono a convincere il giudice a rilasciare Jack. Ma la cosa inquietante è che il giudice accetta. Però ha una condizione. Gli dice: Non devi più commettere nessun tipo di reato. Ma na, niente, eh? cioè ma, manco, manco rubana caramella. Cioè tu devi essere immacolato. Ok, ma il problema, esatto, la vittima se la sono scordata, tra l'altro nessuno ha ah, questa famiglia, questa vittima, zero, fotte sega, importante no, eh, il personaggione in vista. Tra l'altro mi viene anche da pensare una cosa, secondo voi avrebbero agito allo stesso modo se la vittima fosse stata una ragazzina figlia di buona famiglia? Cioè, adesso abbiamo capito che Margaret frequentava degli ambienti degradati, quindi sicuramente non era una, una ragazza di buona famiglia. Sicuramente la famiglia non aveva neanche i soldi per opporsi a questa cosa e non l'avrebbero mai fatto. Non lo avrebbero mai fatto, non si sarebbero mai permessi di fare una cosa del genere con una, una ragazza borghese, diciamo. Mettimi di serie B, esatto. Mettimi di serie B, ma fotte sega, no? Ok, ma la cosa più grave è: ok, tu non devi commettere neanche un reato, ma noi non ti guardiamo. Cioè, non aveva nessuna vigilanza, zero, libertà totale. Cioè, uscito dal carcere non doveva vedere. Uh, nemmeno un agente di sorveglianza non gli è stato uh, dato un percorso di psicoterapia o psichiatria da fare totalmente libero, come un fringuello. Anche i giudici austria ci fanno le minchiate, ma sai che cosa? Questo giudice, secondo me, si è fatto prendere anche dal, dalla mediaticità del caso: cioè. Mamma mia, vengono i politici, i VIPS, i premi Nobel a chiedermi questa cosa. Il mio nome finirà sui giornali perché io sarò quello che ha dato la libertà a questo uomo redento. Quindi qualcuno mi dovrà anche dire grazie, no? E quindi il giudice è... sono esseri umani anche loro. E secondo me ha perso un attimo il raziocinio. Vorrei sapere come vivono con la loro coscienza le persone che hanno firmato per il suo rilascio. Adesso si nascondono e non ne parlano. Ho visto proprio questa, um, questa tendenza a neanche dissociare. A non, non, mai non, non è mai esistito, Jack. Non è mai esistito. No, non ce l'hanno a coscienza. Quando si ragiona a vendite sulla pelle altrui, non c'è nessuna coscienza. Lego di Bimbo Jack nel frattempo cresce. Oh, sì! Lui adora questo. Lui non, cioè, non ci può credere. Ha ottenuto il successo addirittura all'interno del carcere, lo liberano per quanto lo amano. Lui dice: cazzo, li ho fregati tutti. Li ho manipolati. Sono un genio. Ma nessuno è mai uscito dal carcere così, ragazzi. È pazzesco, è pazzesco. Redento senza nessuna perizia, no, la perizia c'era! psicopatico, sadico, pericolosissimo, con scatti di ira, rinchiudetelo per sempre. Cioè, questa era la perizia. Per cui, sì, si sentirà un dio, invincibile. Avete detto bene. Avete detto bene. Uh, ah, tra l'altro, se volete chiedervi anche perché il carcere consente questa cosa, c'erano anche delle motivazioni politiche. Motivo per cui i politici hanno aderito alla petizione. Perché ovviamente eh, se qualcuno fa qualcosa ai, ai piani alti c'è sempre un ritorno personale. Non, non pensiate che ci sia la vera beneficenza. La vera beneficenza la, 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 la fate voi dando un panino al barbone sotto casa. Comunque. In quel periodo in Austria si, eh, si era appena messa in atto la riforma delle carceri che era voluta e, ed è stata spinta da una certa corrente politica. E questi, diciamo, a, a, appoggiatori, sostenitori della riforma erano contentissimi della storia di Jack e ne avevano bisogno proprio per dimostrare che il nuovo sistema funzionava. E poi c'è anche da dire un'altra cosa che è frutto proprio di ignoranza da questi intellettualoni. Gli grandi autori, scrittori, intellettuali, quando hanno letto il libro di Jack, lo hanno considerato culturalmente valevole, molto molto scritto bene, no? Quindi questo è uno bravo e hanno pensato: uno così bravo non può non essersi pentito. Cioè, capite come sono ubriachi di se stessi? Cioè, se tu sei bravo a scrivere, allora non puoi essere un criminale, no? Perché sei come noi. E c'è anche questo: tu non puoi, tu devi essere salvato, perché tu sei come noi. E noi non saremo mai dei criminali. Quindi, no, c'è questo desiderio. Appoggiatori di riforme sul Educational Channel, <ride> Guarda, Rosha! Veramente? Te c'hai un talento rosso? Mi fai sempre morire da ridere. La psichiatra. Lo psichiatra non è stato neanche sentito? A processo sì, ma no, quando c'era da fare il rilascio, no, perché non, non c'è stato un, un processo, non ci sono state delle... C è stato il giudice che ha firmato, vai, punto. Um, supporter, è meglio di appoggiatore. <ride> sostenitori, dai, sostenitori. Sembrava uno che voleva fottere il prossimo, guarda, hai assolutamente ragione Lorenzo, perché lui era uno che voleva fottere il prossimo e ci godeva, perché lo faceva sentire più furbo degli altri, lo faceva sentire più potente. Comunque, in breve tempo, dalla sua scarcerazione, diventa un, un VIP riconosciuto da, non dico da tutti, però sicuramente da quelli dell'ambiente, dagli appassionati, e eh, lo chiamano Hafenpoet, ovvero il prigioniero poeta. È una delle poche parole in cui ci hanno messo meno i tedeschi di noi italiani a definirla. Bello: Hafenpoet, poeta prigioniero. Quindi, se non fosse stato bravo a scrivere e non avesse scritto nessun libro, o se il suo libro fosse stato non valevole, sarebbe rimasto un criminale? Esattamente, Monica. Esattamente. Era la, la, la qualità di scrittura che ha convinto tutti. Tra l'altro, il direttore della prigione, quando lo ha liberato, ha detto, ha rilasciato questa dichiarazione, che è invecchiata malissimo. Non troveremo mai un prigioniero così ben preparato per la libertà. Eh, spoiler, ne ucciderà altre 10. Wow. Wow, quanto è invecchiata male questa cosa. Uh, è stato tradotto anche in italiano poi... Sai che non credo. Non credo. Comunque, in inglese sicuramente. In italiano non lo so. La sua dichiarazione fu errata più di questa, infatti. Insomma, una volta rilasciato, Jack ottiene... Cioè, non solo non gli fanno il controllo, non gli danno la vigilanza, non lo fanno andare a, 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 dallo psichiatra, gli danno un sussidio di Stato per poter proseguire e lanciare la sua carriera. Le trattenute dei contribuenti. Cioè, vi rendete conto che gli hanno anche pagato... Uh, la vita per, poter, per potersela rifare. Cioè, ma quale prigioniero, dopo che ha finito la sua pena? Solo perché è bravo a scrivere, gli danno i soldi per potersi mettere su la nuova vita, la carriera. Ma oh, come siamo messi? No, è veramente il colmo. È veramente è veramente. Comunque, durante questo periodo lui dimostrerà tutte le sue doti. Perché effettivamente ne aveva delle doti da, da dimostrare. Uh, viene invitato tra l'altro in moltissimi talk show televisivi, diventa anche un ospite fisso. Vedete qua mm, diventa un ospite fisso di trasmissioni molto seguite in tv. Faceva proprio l'opinionista, uh, veniva chiamato a parlare di true crime, veniva parlato a chiamare delle condizioni nelle carceri, lui si faceva attivista per migliorare la situazione delle carceri um, e effettivamente ha dimostrato di avere un grande carisma. E tra l'altro lui andava in tutte le trasmissioni a presentare il suo libro, che quindi comincia a vendere sempre di più e mette in mostra tutto il suo nuovo io, cioè l'uomo rinato dal carcere, l'uomo che si è rifatto da solo, anzi l'uomo salvato dal carcere. Perché lui dirà anche che. Um, se non fosse stato per il sistema che lo ha aiutato che gli ha permesso di imparare a leggere e a scrivere che gli ha insegnato come essere un uomo che gli ha insegnato tutte quelle cose che da bambino non gli ha insegnato nessuno e quindi chiaramente no, faceva spallettina a tutta quella um, fazione politica a tutta quella fazione politica che lottava per questo lui um, non ottiene soltanto l'attenzione e l'interesse di questi intellettualoni ma ottiene anche l'amore di moltissime donne perché lui si presenta come un uomo super mega sexy, ricco, potente, si veste bene, simpatico e carismatico eh, ce l'ha solo lui, c'ha il pipo d'oro quindi tutte le donne a sbavare su di lui ma io eh, poi continuo a ripetere, ehm, ok? Libristofilia, no? Però libristofilia è una parafilia che può avere una donna su, non lo so, mille tantissime erano attratte proprio dalla, eh, dal poeta maledetto, dall'uomo che si è trasformato pass passando attraverso il purgatorio. Ciao, wow! Ok, dunque, ecco, lui ottiene quindi l'interesse di moltissime donne che sognano di, 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 di avere una pipata da parte sua, diventa una vera e propria star, ragazzi, cioè diventa un vipe. E mette su questo atteggiamento da intellettuale arrogante, come vi ho già detto, dimostrando a tutti il suo narcisismo, ma apertamente. Però a quel punto se lo può permettere di essere narcisista, anche perché frequenta un ambiente dove lo sono un po' tutti con la puzza sotto al naso e quindi assume un è se stesso in un ambiente dove può essere se stesso. Tra l'altro lui diventa anche molto snob, cioè lui frequenta solo le persone con uno status sociale elevato, perché se fai il meccanico gli fai schifo, capito? E qui diventa un figlio di Troia, ma più letteralmente. Quando uno dice figlio di Troia intende proprio questo, scusate, non avevo tolto il volume. Allora, lui poi eh, seduce le donne perché scrive queste poesie e le recita anche in televisione eh, con il fascino del poeta maledetto. Per esempio, vi leggo dei, dei versi. Ovviamente sono tradotti, quindi non possono avere la bellezza dell'originale, no? Disse l'ex pappone, capito? Capi? Ladro di galline, azzi. Ah, sì. Comunque, scrive: Nessun tema è più poetico della morte di una bella donna. Cioè, ma lo, lo vedete che lui continuava a dire: Ciao ragazzi, sono un serial killer e ci scrivo anche sopra questa cosa. E ho ammazzato una donna e probabilmente lo farò ancora, continuo a dirvelo. Ma se è poesia, va tutto bene. Oppure, sembri ancora strana e lontana e vivace, morte. Cioè, parla con la morte. Ma un giorno sarai vicina e piena di fiamme. Vieni, amante, io ci sono. Prendimi, sono tuo. Quindi era uno che giocava con la morte, era, era oscuro. Prendimi la mia amante, l'unica è la morte. Eh, bla 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 bla. Ok, quindi le, le donne, tutte un lago. Insomma, c'era questo programma in tv, tra l'altro, che lo aveva come ospite fisso, e lui leggeva le sue poesie con tono suadente e faceva impazzire tutte le donne. Cioè, le donne avevano ormai preso l'abitudine di, di guardare il programma dove c'era lui, di guardare le poesie, ed era diventato il momento per le donne, sostanzialmente. Su tutti i libri scolastici di italiano ora le sue poesie sono meno aggressive a tratti delle canzoni di Charles Manson, sai? Sì, no, è vero, però considerato che Charles Manson ancora, uh, cioè, lui l'aveva fatta sta roba su una donna, aveva dimostrato di essere un sadico sessuale, aveva dimostrato di godere nell'omicidio e anche nell'umiliazione del corpo successivamente, eccetera. E il fatto che tu stia ancora sul filo del rasoio, è hey, ehm, eh, però lui ecco, c'è da dire questo. Ovviamente questo non fa di lui un, um, un certo serial killer sicuro. Perché, per esempio, guardiamo Nico Klo, anche Nico Klo ancora bazzica nel macabro. Però è un uomo, lo sappiamo ormai, anche perché è libero da vent'anni. Non ha più fatto quelle cose quindi non le farà. Eh, lui è un, una persona che si è, è rifatta una vita e però è sempre anche lui eh, molto, molto legato al mondo del true crime. Per cui anche qui effettivamente non è che possiamo dare per scontato che quello che scriveva poi era una missione di. Il problema è che mentre scriveva queste cose lui ammazzava le donne, è questo il problema, come <ride> si è messo Mao. Sì, a lui gli piace, gli piace appoggiare le ascelle sulle cose. Lui non. ma ho no, detto a non cadere come il tuo solito, no. Cadrà prima o poi cadrà, sicuramente. Comunque, lui tra l'altro adorava flirtare con le donne. Era un gran donnaiolo, era sempre accompagnato da una fica diversa, sostanzialmente su super gnocche. Però adorava flirtare, conquistarle, passarci la notte e scartarle via. Esattamente come gli aveva insegnato il nonno. Comunque era diventato anche molto famoso per questo, perché non passava mai una notte da solo, cioè proprio mai, e non passava mai due notti con la stessa ragazza. E effettivamente aveva una dipendenza dal sesso, ce l'aveva proprio. Io non so come andasse a letto con queste donne. Se esercitava sadismo o faceva cose normali perché erano donne d'alta società. Perché ovviamente lui andava solo con quelle. di un certo livello, eh. Però Nico è stato reinserito in società secondo un criterio. Sì, vero anche questo. Vero anche questo. Sì, non è stato tirato fuori con una petizione da parte di persone che non avevano assolutamente idea di qual era il suo impianto psicologico. Sarò io che non ci capisco niente di uomini, ma a me il suo viso inquieta, mi ricorda una prugna e mi sembra uno che comprerebbe le cinture di capestoli di Ed Oh my god, ok. Comunque, ehm, lui ha un totale disprezzo per le donne e non lo nasconde neanche, perché le tratta proprio come delle, delle cartacce. Eppure, essendo un uomo ricco, elegante, intelligente, ben vestito e carismatico, le donne facevano la fila per farsi scartare da lui. E tra l'altro sapevano tutte che non avrebbero avuto mai una storia d'amore con lui, però non importava, cioè l'avventura di stare una notte con questo uomo incredibile. Okay. Tra l'altro ecco, dovete tenere presente anche questo, che è un classico pensiero del narcisista. Uh, Jack comincia a credere che, eh, cioè comincia a credere, l'ha sempre creduto, di meritare molto più delle altre persone. Cioè lui dice, io valgo di più degli altri, quindi io mi merito di avere di più degli altri, così di base, perché io sono speciale, io sono nato speciale, quindi mi merito di avere una vita migliore di quella degli altri. E quindi è, è convinto di aver ottenuto ciò che si merita, il successo. Oh Andrea, che bello, siamo quasi 50.000, fantastico. Vorrei capire come fanno questi se serial killer a trovarsi ragazze nuove ogni giorno a caso, voglio dire. Eh beh, lui era ricco, famoso, vip. L'ho già detto. Eh, davvero nessuno si accorgeva che qualcosa non quadrava in lui. I bad guys piacciono così tanto, sì. Sì, te lo assicuro, è quello il problema. Il fascino criminale attira davvero, specialmente se la tratta come giocattoli e a loro interessava questo. Cioè, dai, Ostia, puoi trovare di meglio di un ricco stronzo. Lo so, tu hai perfettamente ragione, sicuramente ci sono state delle donne che lo abberravano, cioè non, non è che piaceva a tutte, però tante, 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 tante gli andavano dietro, ecco. Ok, comunque chi lo ha conosciuto lo ha descritto come un uomo energetico, entusiasta, ottimista ed arrogante. Quindi comunque è una persona che ti metteva, cioè... Era uno che sembrava avere sempre la situazione in mano, che aveva della grinta, che aveva. Blue Price. Esatto. <ride> per non mi diventare un serial killer, ti prego. Ok, dunque, nella notte tra il 14 e il 15 settembre del 90, scompare una prostituta, Blanca Bokova, che lavorava sulle strade di Praga. Un uomo l'ha avvicinata, l'ha fatta salire sulla sua auto. Ma dopo aver raggiunto un posto appartato le ordina di spogliarsi completamente, di tenere soltanto i gioielli e poi la colpisce con una coltellata e la strangola col reggiseno e lascerà un nodino, un nodino un po' strano. Il corpo verrà ritrovato la mattina del 15 settembre in un bosco, appunto, era prona, coperta di foglie, con ancora i gioielli addosso, ma completamente nuda e le gambe spalancate. Non sapremo mai se è stato Jack l'assassino della Bocova, perché non avranno mai prove per collegarlo a lui. Ma il modus operandi, poi, viste tutti gli altri omicidi che farà dopo, eh, fa pensare che sia assolutamente una delle sue vittime. No, e poi siamo a Praga. No, Daba non hanno assolutamente collegato, perché erano luoghi diversi. Povere donne, ma infatti guarda. Poi il 25 ottobre del 90 in Austria, questa volta lo sappiamo che è stato lui, Jack fa salire in auto una prostituta, Brunilde Masser, di 39 anni, anche lei viene portata nel bosco, fatta spogliare, accoltellata e strangolata col regiseno. Nodino speciale. Che io ho cercato ovunque questo nodo come era fatto per spiegarvelo, non lo trovo da nessuna parte, cioè, trovo solo dei sample. Ma non, non trovo l'immagine del reggiseno della, sulla scena del crimine, no? Il reperto originale col nodo per potervelo far vedere o per potervelo anche solo descrivere. Quindi non so che nodo speciale fosse. Ma perché devono ritrovare i corpi il giorno del mio compleanno? <ride> che ansia! Non è la prima volta che il 15 settembre viene fuori. Beh, Bang eh, Valley mi dispiace. <ride> Comunque, 15 settembre ricordiamocelo tutti il compleanno di Bang Valley, eh. Come si chiama lui di cognome? Hunter Oh, anche lei viene ritrovata la mattina del 26 ottobre, nel giorno dopo, nel luogo in cui Jack l'aveva uccisa e abbandonata, tra l'altro nello stesso identico modo in cui aveva ucciso anche la Bocova a Praga, ma le cose non vengono collegate. Abbiamo il Mao che se n'è andato indignato, quindi ci rimettiamo la nostra immaginetta qua. Il 5 dicembre del 90, sempre in Austria, è il turno di un'altra prostituta, Heidmarie Emmer, di 31 anni, anche lei purtroppo vivrà lo stesso destino, spogliata, accoltellata, strangolata col reggiseno, lasciata nel bosco, prona con i gioielli e le gambe divaricate. Tra l'altro lui aveva anche l'abitudine la, di nascondere i corpi eh, con le foglie e i rametti, cioè, si metteva a raccogliere delle foglie, poi gliele metteva tutte sopra. Diciamo, probabilmente lo faceva per ritardare il ritrovamento. Però. Mh, anche si metteva con la vanga. Non, è, non si impegnava troppo nell'occultamento del corpo, però un po' sì. Tra l'altro, noi parliamo di 11 vittime, che sono quelle di cui eh, siamo a conoscenza ma è possibile che lui abbia gettato corpi in altri luoghi che non sono mai stati ritrovati e quindi non sappiamo queste prostitute che scompaiono ogni giorno, purtroppo eh, quante vittime siano in realtà, potrebbero essere molte di più. Cosa penso di questo serial? Ah, che, <ride> che è sempre l'infanzia disturbata, però da una parte c'è anche... Tutta una fetta di ammirazione, devo dire, per la persona non per il serial killer: cioè per la persona che cacchio aveva delle doti, le ha sviluppate, si è davvero fatto da solo. È una cosa che io ammiro tantissimo nelle persone e mi fa schifo vedere che si è buttato così proprio, non... cioè, doveva, doveva curarsi. Lui aveva questa pulsione sadico-sessuale, aveva un problema con la sua sfera sessuale. E ovviamente nel controllo degli impulsi, che però poteva essere curato, cioè poteva essere gestito. E sarebbe stato bellissimo che la storia proseguisse così. Cioè, ok, lo hanno tirato fuori dal carcere perché si è redento, perché ha dimostrato di essere un grande scrittore, perché il mondo ha bisogno di lui. Perfetto, sarebbe stato bellissimo raccontare questa storia con lui che davvero diventa una brava persona che si spende per aiutare a migliorare le condizioni nelle carceri, queste cose qua. E invece... Cioè, proprio mi fa rabbia. Ecco, mi fa rabbia il 16 aprile del 90. La prostituta Sabine Moitz di 25 anni anche lei finisce nelle grinfie di Jack. E l'unica novità è che qui lui cambia modus operandi al posto di usare il reggiseno per strangolarla, la strangola con i collant, con le calze. Per il resto, tutto da manuale, come al solito. Il 7 maggio del 90. È la volta di Karin Eroglu, 25 anni, sempre una prostituta. Questa volta però il corpo viene trovato sul ciglio della strada ed è stata strangolata con il suo body. Quindi vedete, modificava un pochino il modus operandi per confondere. 16 aprile è il tuo compleanno. Ah, guarda, <ride> capita capita purtroppo. E la polizia non, non riuscirà a collegare questi delitti anche se il modus operandi è praticamente identico, a parte quei piccoli cambiamenti che faceva con gli oggetti, con, con l'abbigliamento con cui strangolava le vittime. Ma c'è anche da dire questo: all'epoca, per quanto fossero già gli anni 90, la polizia austriaca non aveva nessuna esperienza con i serial killer. Non conoscevano la profilazione dei serial killer e soprattutto non avevano un database di crimini eh, e di modus operandi che potevano far comunicare no, vari, ehm, varie polizie, insomma, non, non, non erano in contatto tra di loro. Lo stesso problema che avevano gli Stati Uniti negli anni 70-80, che proliferavano tutti questi serial killer semplicemente valicando il confine. Che differenza c'è tra disturbo istrionico e disturbo narcisistico? Ok, uh, sottile in realtà perché condividono molti tratti. Uh, la più grande differenza tra i due disturbi è che il narcisista tende a essere sempre forte, tende a voler essere invincibile, un eroe che non ha mai avuto dei problemi, che lui, eh sì, oh la spacco tutto perché io sono potente. L'istrionico invece eh, mostra le sue debolezze e le utilizza per manipolare gli altri. E tra l'altro, solitamente gli istrionici sono coloro che hanno eh, ricevuto attenzioni in infanzia solo quando stavano male. Classico bambino che è eh, trascurato dai genitori o magari sgridato più che altro, più che amato, e l'unico momento in cui viene amato è quando si ammala. Eh, lo so. Purtroppo ci sono delle famiglie così e mi dispiace se, se siete in, questo, in questa situazione. Va bene, andiamo avanti con la nostra storia, che se no facciamo domani. Um, ci sarà però un anziano investigatore in pensione, un po' troppo vecchio per queste stronzate. come Citazione doverosa ad arma letale: tale August Schenner. Che alle, alla veneranda età di 70 anni. Nel 1970 no, scusate, alla veneranda età di 70 anni era riuscito a collegare tutti questi crimini guardando gli articoli di giornale. E quindi lui ha collegato dicendo: Cazzo, ma è lo stesso modo superandi? È la stessa mano. Tra l'altro questo August Schenner nel 70 aveva collaborato alla cattura proprio di Jack quando aveva ucciso Margaret, quindi aveva lavorato all'omicidio di Margaret e l'aveva risolto. E quindi vedendo lo stesso modus operandi del caso che lui aveva collaborato a risolvere, ha avuto l'intuizione e ha detto non solo questi crimini sono fatti dalla stessa mano, ma quella mano è Jack Underweger. E aveva detto, però era in pensione, non, non lavorava nelle indagini, aveva segnalato questa cosa, ma tutti l'hanno visto un po' come un vecchio rimbambito, no? Cosa succede? Che questi omicidi delle prostitute cominciano a diventare mediatici, cominciano a fare rumore e l'opinione pubblica inizia a parlarne. Alcuni hanno il dubbio che si tratti proprio di Jack e lui a questo punto comincia a farci le battute sopra. Al punto che Jack comincia a scrivere di questi omicidi. Si butta nel discorso. E tra l'altro lui dice. Perché c'era questo dibattito tra se gli omicidi fossero collegati oppure no. E lui scrive nei suoi articoli di cronaca nera che assolutamente è un serial killer. È un serial killer, lo si riconosce dal modo sopra. Cioè, fa un'analisi del caso dei casi di cui. E lui l'assassino, cioè veramente questo direi che è un, un indizio enorme di personalità narcisistica, cioè lui adora l'attenzione al punto di arrivare a rischiare così tanto da farci delle battute dicendo ah, chissà forse forse sono proprio io, eh! ma chi lo sa, chi lo sa. E, cioè insomma eh, rischia proprio la posizione, rischia il successo, rischia tutta questa sua nuova vita che si è ricostruito miracolosamente Pur di restare sempre al centro di attenzione, pur di essere anche provocatorio, no? E se questo non bastasse inizia anche ad a investiga in investigare. Sì, lui adora l'attenzione, adora il rischio. È molto anche sì, è vero hai ragione: molto sensation seeker. Um, ma lui si mette addirittura a fare le inchieste giornalistiche andando a intervistare le prostitute in strada. Per chiedere loro se hanno visto l'assassino, la... qual è l'ultima volta che hai visto la tua collega, così di fare interviste. A rischio che una di queste dica: Ma cazzo, ma sei te! T'ho visto! Sei te che sei andato via con la mia collega. Cioè, ma vi rendete conto da che livello è arrivato? Comunque, questo suo atteggiamento, tra l'altro, spinge una testata giornalistica ad assumerlo per un'inchiesta su uno di, que di questi suoi omicidi. E gli affidano vari articoli da scrivere su questo. Quindi non li scrive neanche solo per lui, ma viene addirittura assunto. Perché lo faceva? Eh, lo faceva perché è un grande classico del serial killer narcisista e intelligente, il voler essere riconosciuto. Cioè, pensate a questo: voi riuscite a fregare il sistema, siete i più furbi del mondo, dimostrate. Di avere un'intelligenza sopraffina, di avere un potere incredibile, il potere di fottere chiunque. Ma non potete dirlo a nessuno. Il narcisista ha bisogno di sborare, ha bisogno di sborare, quindi la gente lo deve perlomeno, almeno andarci un po' vicino, no? Perché lui il merito lo vuole, lui vuole che la gente sappia che cazzo lui è potentissimo. Um, e, e per un narcisista è impossibile. Tenersi un successo per sé <ride> era anche parecchio frustrato di non poter dire guarda che sono io, eh, guarda che sono io. Quindi lo fa un po' a metà. Okay, spero di, 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 essere, di, di essere stata comprensibile, Lorenzo. Comunque, ehm um... Jack riesce ad essere così dentro a questi casi che raggiunge anche i poliziotti coinvolti nelle indagini, tra cui Max Hadelbacher, che era il direttore dell'ufficio sicurezza del Dipartimento della Polizia di Vienna, e va lì e gli fa sempre delle interviste su come procedono le indagini. E lui, gentilissimo, anzi onorato di avere questo grande giornalista che ha vissuto il calcio, il Redento, gli dice tutto, gli dice tutto. E quindi lui in questo modo aveva tutte le informazioni che erano in possesso agli investigatori con la scusa di fargli le interviste. Vi rendete conto di quanto è un genio? Proprio genio sprecato malissimo. Grazie a un devitare. Mi è arrivato il, il link de, del nodo. Aspetta che vedo se riesco a descrivervelo perlomeno. Ah, ok. È tipo un nodo scorsoio, ma fatto più... Fatto più... Mh, compatto. <ride> ok, raga. Uh, Light Yagami Vibes. Sì, Light Bug Yagami Vibes. C'è un altro sito dove si vede meglio, ma non è sicuro. Non lo, non lo apre. No, non, non, non lo apro, non lo apro allora. No, intanto però ho capito. Era, era tipo un nodo scorsoio. Comunque... Uh, nel frattempo lui mentre va a fare tutte le interviste, le inchieste e le cose continua il suo lavoro da serial killer, lui deve portare avanti queste sue due carriere no? anche perché l'una dipende dall'altra per cui la sera tra il 7 e l'8 di marzo del 91 scompare la prostituta Elfriede Schrempf di 35 anni mentre tra, nella notte tra il 28 e il 29 aprile del 91 è il turno di Regina Prem, 32 anni, che lei prostituta, e le donne sembrano essere effettivamente vittime di Jack, perché poi lui lascia sempre questo nodo e utilizza sempre lo stesso modo soperandi. I dubbi cominciano ad essere numerosi, via via che vengono trovati i corpi cominciano le voci che hanno dubbi su di lui a ingrossarsi sempre di più, ma eh, se ne frega e lui continua a fare le sue cose. Questo suo ottimo lavoro da giornalista di cronaca nera viene notato anche dal direttore di un'altra testata giornalistica, questa volta è una testata americana, che gli, gli affida a Jack un reportage sulla prostituzione negli Stati Uniti. Quindi lui doveva andare negli Stati Uniti a vedere la condizione delle prostitute, a fare interviste alle prostitute e fare tutto uno studio. Rispetto a Prostitute True Crime sostanzialmente. Lui accetta. Felicissimo e parte per Los Angeles. Yeah! Super VIPanza! Tra l'altro, ehm, lui incontrerà anche molti VIP del cinema che lo sostenevano. Che lo ammiravano. E... Oh, non vi so fare i nomi perché li ho letti e non li ho riportati perché sono tonna. Si, sì, le chiede un era Erasmus, esattamente. Io sono arrivata quando hai apriapismo. Fate <ride> sempre dei tempismi voi, veramente. Allora, quando arriva a Los Angeles, però, fa una scelta anche qui molto particolare. E, raga, siamo arrivati a questo punto: alloggia al Sessi Hotel. E alloggia al Sessi Hotel apposta perché lui vuole respirare l'aria di crimine. Vuole, lui adora stare nei contesti eh, dove hanno vissuto magari criminali geniali, come lui considerava per esempio anche Richard Ramirez. E te le cerchi, infatti. Ma c'è anche un altro motivo: lui di giorno faceva il giornalista e di notte andava a uccidere le prostitute. Tra l'altro devo dire, c'ha anche dell'usta a uccidere in un paese che non conosce, dove non è mai stato, e riesce comunque a cavarsela. Cioè, non è, io ve la assicuro, non è facile andare ad altra parte del mondo e avere manovalanza, con, cioè, come dire, non manovalanza, avere praticità. Le devi imparare le cose pian pianino. Anche come funziona il mondo, no? E mi ha stupita questa cosa. Che lui va negli Stati Uniti e tac, ce la fa anche lì. Ok, comunque, um, lui alloggia lì. Tra l'altro, chiede espressamente la stanza dove ha alloggiato Richard Ramirez. Perché vuole, vuole assorbire un po' di Ramirez. Vuole. Lui. È ambizioso anche come serial killer, non solo come giornalista. Lui vuole migliorare se, se vuole diventare il più bravo serial killer. Quindi ha bisogno, no di, di entrare nell'ambiente. Uh, nella, um, nell Poi c'è anche un altro motivo che in realtà è molto furbo. Come vi dicevo, lui di notte commette gli omicidi. Quindi, quando gli serve il sessio hotel. E al Sassia Hotel rientrare in stanza completamente ricoperte di sangue non era una cosa così strana. E non avrebbe neanche attirato molto l'attenzione, anche se lui non faceva grossi spargimenti di sangue, accoltellava, dava una coltellata bella mirata e poi strangolava, quindi non era particolarmente sporco. Ma in ogni caso, se fosse rientrato anche sporco di sangue, sarebbe stato normalissimo. Com'era Mirez? Esattamente, com'era Mirez? È andato a fare lo stage, eh, l'Erasmus, anzi l'oversì. E a questo punto mm, lui diventa una sorta di anti-superman, di giorno giornalista di cronaca nera in cui scrive dei delitti che compie di notte. E, mm, giusto, questo, scusate, avevo scritto una cosa che poi non riuscivo a, a, a collegare, scusa, ho un po' d'arterio. Lui si era talmente eh, calato nella parte, cioè nel senso, si se era talmente impegnato in questa sua inchiesta giornalistica che addirittura ha detto, vabbè, devo fare l'articolo sulla prostituzione, ma io scrivo di cronaca nera di True Crime e voglio girare con la polizia per vedere come fanno le indagini e intervistare eh, i poliziotti e fare un articolone sul bel lavoro della polizia. A questo punto lui aggancia la polizia, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles, che gli affida la fiducia, cioè gli dà fiducia e lui tutti i giorni è in macchina su una, una delle loro volanti. A questo punto che ha la fiducia della polizia comincia a uccidere di nuovo. Tutta testa! È incredibile quanto sia furbo. E infatti il 20 giugno del 91 Jack uccide Shannon Axley, una prostituta che viene ritrovata il giorno dopo sempre con le stesse modalità. E quando verrà ritrovata questa prostituta, lui è in macchina con la gente che va e trova il cadavere. E quindi lui scrive l'articolo sul cadavere che lui stesso aveva lasciato lì. No, scriveva anche di omicidi di altri, scriveva anche di altri argomenti, eh? scriveva anche di politica, scriveva letteratura in generale, non, non era solo true crime, però soprattutto... Sembrano tutti scemi questi poliziotti, ma figurati se collegavano degli omicidi avvenuti in Europa con quelli che avvenivano lì, no? Comunque, il 30 giugno, dieci giorni dopo, viene trovata un'altra prostituta, Irene Rodriguez, uccisa con lo stesso modo soperandi. E la mattina del 4 luglio del 91 viene ritrovato il cadavere di Anne Long. E qui ovviamente la polizia di Los Angeles si rende conto che c'è un serial killer all'opera, ma mica sapeva come lui operava in Austria, cioè non, non potevano risalire a lui. Capiscono che c'è un serial killer, lui ha un sacco di lavoro, perché, oh mio Dio, sono tipo Jessica... E se fosse Jessica Fletcher? <ride> Oddio, mi è appena venuta... Mi è appena venuta la... la, 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 la... È lei che uccideva tutti. È la signora in giallo, che ovunque lei era capitava un omicidio. È la lei, era lei, raga. Non hanno mai risolto il caso di Jessica Fletcher, però... <ride> eh, se ha fatto 10 omicidi, che faceva? Solo 10-15 articoli? Ma no, perché su un omicidio ne fai molti di articoli. Guardate, cioè, se adesso tu per esempio apri, eh, non lo so, il caso di Luca Tisi, il senzatetto tetto di, di Udine, trovi tantissimi di articoli su un solo caso. Ma scrivendo dei suoi stessi delitti, non è mai capitato, non è capitato che scrivesse dei dettagli che solo l'assassino potesse sapere? No, no, perché lui prendeva appunti mentre era lì e scriveva quello che diceva la polizia. Però non... E poi era anche molto controllato, era molto attento lui, era molto controllato, non aveva distrazioni, non faceva errori di distrazione. Ora, queste tre vittime presentano una piccola novità, in realtà. Non sono state accoltellate, sono state direttamente strangolate e vengono abusate a mo' di mostro di Firenze con rami d'albero, cioè, quella cosa brutta, ok? E i ritrovamenti non terminano qui perché il 15 ottobre del 91 viene trovato il cadavere della Schrempf, viene trovato. Anche quello della Prem il 16 aprile. Però, trovando questi cadaveri lontano dalla data del, da, dell'omicidio, erano andati in, in decomposizione e quindi era molto difficile per gli inquirenti, raccogliere delle prove che potessero far, um, far giungere a lui. Ma i nostri, non si sono resi conto che da quando se è andato in America non ci sono state altre uccisioni. Sì, infatti adesso vedrete cosa succede. Ogni volta che vedevo la flaccia arrivare a Cabot Cove tremavo. <ride> sì, ci hanno fatto un film su questa storia. Ci hanno fatto un film che si chiama Purgatorio. Ah no, poi ne hanno fatto uno nel 2015 che si chiama Jack. E poi c'è un documentario. Che però è su Crime Investigation. Comunque... Con questi omicidi americani Jack si fa notare anche dalla polizia di Los Angeles. Eh, il primo che si interessa ai casi come investigatore, come detective, è Jim Harper, che collabora con l'aiuto del collega Lynn Harold, che lavora nella scientifica di Los Angeles. E il duo di investigatori. Nota un elemento fondamentale, il nodo. Saranno loro i primi a, a, a notare questa cosa del nodo, perché io ve l'ho detto che c'era, uh, ma non l'avevano ancora capito, non avevano collegato questo nodo particolare, non ci avevano fatto caso in Europa, ma ci fanno caso gli americani. E dopo un'attenta analisi scopre che sono stati fatti tutti dalla medesima persona, perché è molto particolare quel nodo lì e, e, e si vede che è stato fatto dalla stessa mano. E tra l'altro non è la polizia austriaca, qui siamo a Los Angeles, la polizia americana ha l'usta ormai con i serial killer, c'ha esperienza. E quindi riconoscono immediatamente le caratteristiche dello psicopatico sadico sessuale e riescono a farne un profile. Um, lo profilano, dicono che è uno psicopatico organizzato che sceglie le sue vittime tra i soggetti ai margini della società, quindi. Vittime ad alto rischio e con bassa possibilità di essere scoperto, perché come sempre vi dico, purtroppo quando scompaiono delle prostitute non c'è non la stessa preoccupazione di quando scompare una figlia di buona famiglia, ecco. Ora, la polizia americana si era messa al lavoro da poco sul, sul serial killer. Ma intanto, dopo due anni di indagini sul primo omicidio, su quello della Bocova avvenuto appunto ehm, a Praga, la polizia austriaca e quella cecoslovacca riescono a collegare i casi e dicono: cazzo ma è Jack. È, è lui. È, è sempre lui, è quello che, è quello che abbiamo liberato. Ah. E tra l'altro come lo scoprono? Perché a Praga c'è stato un testimone che aveva visto la Bocova salire sull'auto di Jack. E lui tra l'altro se ne andava in giro con una Mustang ehm, molto vistosa. E la sua macchina era super mega riconoscibile. Poi in più lui era un VIP, quindi tutti sapevano che macchina aveva. Comunque altri testimoni poi giurano di averlo visto in compagnia di alcune delle ragazze che poi sono state uccise e quindi mettono insieme tutti i pezzi. Tra l'altro rintracciano perché vogliono anche delle prove scientifiche, rintracciano una, la sua macchina, la Ford Mustang che poi lui aveva venduto prima di partire per gli Stati Uniti, la riescono a trovare e eh, analizzandola con la scientifica. Trovano all'interno un capello appartenente alla Bocova, alla sua vittima. Ora, io penso sempre a, a quel povero disperato che aveva comprato la macchina e non sapeva di stare dentro una macchina dove c'erano delle prove di un omicidio, cioè, che brivido. Tutti questi testimoni non potevano farsi avanti prima perché devono sempre svegliarsi quando è troppo tardi perché lo fanno solo quando sono sicuri che non hanno ripercussioni, cioè tanti hanno anche paura poi di, ehm, di essere loro i, le future vittime quindi anche questo bene Ah, altra prova scientifica sul corpo di un'altra delle sue vittime, la Hammerer, La polizia recupera dei fili di lana rossi che collegano perfettamente a una sciarpa in possesso di Jack. Quindi, avevano bisogno di questo, cioè le testimonianze non bastano, Edo. Ci vogliono anche le prove scientifiche per, uh, soprattutto quando si tratta di una persona così tanto discussa. Uh, avevano bisogno. Vieni. Allora, intanto a Quantico l'FBI fa un profilo psicologico del killer delle prostitute, lo chiamano così, e lo invia alla polizia austriaca. E dopo averlo letto, la polizia austriaca stabilisce che il profilo combacia perfettamente con quello di Jack. E a questo punto emettono un mandato di cattura internazionale. L'accusa, ragazzi, è per 11 omicidi, 7 avvenuti in Austria, 1 in Repubblica Ceca, e tre negli USA, negli Stati Uniti. Jack scopre che c'è un mandato di cattura a suo carico e quindi decide di fuggire con una delle sue tante amanti. Aveva questa ragazza di 18 anni, lui, aspetta, lui è nato nel 50, è il 91, quindi c'era un po' di differenza d'età, ecco. Parte con questa ragazza di 18 anni, follemente innamorata di lui. Si chiama Bianca Ambrac. E lei, che si vede, è evidentemente una, um, una ibristofila fissata con i VIP. Lei gli dice che vuole fuggire a Miami. Vuole andare a Miami perché è fan di Don Johnson, che è l'attore che interpreta il poliziotto antidroga in Miami Vice però non gli è possibile, e quindi prima vanno in Svizzera, poi vanno a Parigi e poi tornano negli Stati Uniti, a Miami, dove lei finalmente è contenta. Una volta che si trovano a Miami, Jack contatta i media austriaci, perché dice: eh, Voi mi conoscete, voi mi avete liberato, sapete benissimo che non sono stato io. Quindi li chiama convinto che poi tutta questa. Comunità di intellettualoni lo avrebbe sempre sostenuto, gli avrebbe creduto e li avrebbe manipolati come voleva lui, e quindi gli, gli dice: No, no, io sono innocente perché comunque avevo degli alibi e eh, dimostrerò la mia innocenza. Eh, io comunque o durante gli omicidi, o era a registrare delle, dei programmi radiofonici o era con un amante che comunque testimoniava e tutto il resto. Anche a me piace la Miami Vice, sì. E c'erano sempre queste donne dispostissime a fargli il culo. E però succede una cosa che non si aspetta, Jack. Sempre abituato ad averla vinta, sempre abituato a manipolare tutti come gli pare, viene abbandonato completamente dal mondo intellettuale che prende le distanze da lui. Che prima lo aveva sostenuto e lo aveva fatto addirittura liberare dal carcere, ma adesso lo, lo abbandonano tutti. Al che L'Interpol riesce a rintracciare i movimenti della sua carta di credito e capiscono che si nasconde in Florida. A quel punto, finalmente, il 27 febbraio del 92 lo estradano in Austria per eh, processarlo. Però è molto interessante vedere come lo hanno arrestato perché è, è bellissimo: hanno utilizzato il suo narcisismo contro di lui. Don Johnson, l'idolo di Pietro Maso, vero, 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 vero? Ottima memoria, Ninfa. Praticamente l'FBI lo ha catturato fingendosi dei giornalisti della rivista Success che volevano pagarlo 10.000 eh, 10 dollari per ascoltare la sua versione della sua innocenza. E lui ci è cascato come un boccalone perché invece di sedersi con un giornalista che gli faceva l'intervista, lui è entrato nella stanza, e la stanza era piena di poliziotti con le manette di novia qua, via, 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 via. È cascato nella sua stessa, nella sua stessa rete. Questo, questo, questo dettaglio mi ha fatto volare davvero tantissimo. Il suo ego l'ha tradito esatto. Insomma, alla fine lui viene processato a Grass, che è la mia nuova città austriaca preferita, e il, scusate, il tribunale si affida a tre consulenti, che sono Greg McCrary, James Wright e il leggendario John Douglas, che confermeranno appunto la, pro la prima profilazione della polizia americana e eh, dell'FBI. Quindi vediamo che c'è questa sinergia no, tra America e Austria per incastrare, incastrare per, per buttare dentro per sempre questo serial killer. Ora, Jack è chiaro che sceglie le sue vittime premeditatamente, loro hanno fatto questo, questo profilo. Non le mutila, non recupera feticci, perché comunque sa che sono cose rischiose. Ma non ce la fa, comunque, deve lasciare la sua firma, lasciando sempre quel nodo. Le porta sempre in un luogo isolato, preferisce il bosco, eh, usa sempre la sua macchina per compiere gli omicidi, le, solitamente le dà una coltellata e poi le strangola, o oh, abbiamo visto um, un attimo un variare di modo superandi, ma sembra piuttosto fisso in questo. E si dice nel profilo che lui è vero che copriva le vittime per occultarne il corpo per eventuale ritrovamento. Ma loro sostengono che lui in realtà coprisse questi corpi anche per se stesso. Cioè c'era una parte di lui che quando finiva il suo lavoro si faceva un po' schifo. Io non credo, cioè sinceramente non, 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 non lo so, cioè, ne andava così fiero che non, non credo. Però secondo gli austriaci è così. In tutto questo Jack continua a urlare la sua innocenza. Il 29 giugno del 94 c'è eh, il processo, c'è la condanna, c è, c è, diciamo la sentenza, tribunale di Grass e viene condannato all'ergastolo per la seconda volta. Però riuscirono a dimostrare soltanto 9 degli 11 omicidi per cui era accusato, per quello, allora, due omicidi vi dicevo, non sappiamo esattamente se è stato lui, ma con ogni probabilità è stato lui, semplicemente non trovavano prove scientifiche a sostegno. Jack aveva detto una cosa nei suoi romanzi e nelle sue poesie. Lui aveva detto che non avrebbe mai più tollerato di rimanere rinchiuso in una cella. E infatti, poche ore dopo la sua condanna, un secondino, che gli stava portando una, una guardia, che gli stava portando da mangiare, trova Jack impiccato, ormai cadavere alle sbarre della finestra della sua cella e con un ultimo tocco artistico. Si è ucciso utilizzando le stringhe di un pantalone da ginnastica e i lacci delle scarpe ed il nodo che ha utilizzato è il nodo che usava per uccidere le sue vittime. Quindi si è strangolato nello stesso modo in cui ha strangolato le sue vittime. Eh... E c'è una cosa incredibile qui che io non mi so spiegare a livello legale perché avrei bisogno di un avvocato austriaco che me la spiega. Visto che poesia, vedi, lui ha concluso con poesia, per lui era l'ultimo atto poetico. Però vedi, ha, co ha confessato: alla fine ha confessato perché facendo lo stesso no nodo. Ok, ecco, questa cosa che non riesco a spiegarmi a livello legale, poi in Austria. Boh, sono. Visto che Jack aveva chiesto di fare ricorso in appello, ed era, diciamo. cioè, aveva, fatto, aveva aperto questo procedimento, quindi si sarebbe andato in appello. Ma è morto prima della sentenza d'appello, risulta ufficialmente innocente. Questa non me la sono. Non me la spiegavo. Come dice Shakespeare? Alla fine di Hamlet? The Rest is Silence. Oppure è semplicemente una cazzata che ho letto io in un articolo. E, e non è vera, eh? Cioè, è un nodo normale. Va bene, ragazzoni, questa era la storia di Jack Unterbeger. Spero che vi sia piaciuta. Ciao, belli, vi voglio bene. Tanto amore. Giovedì 20 e 30 siamo qua. Grazie infinite ancora a tutti voi.